stiamo familiarizzando a quel momento della qualità di voto. E per esemplificarlo sto usando il pendolo semplice. Questo sia il soffitto dalla quale pende il vostro corpo materiale, che sia piccolo, quindi lo consideriamo puntiforme, nel senso che le sue dimensioni sono piccole rispetto alla lunghezza del filo. Il filo ideale, cosa vuol dire? Che è di massa trascurabile rispetto alla massa di questo corpo ed è inestensibile. Quindi c'è una unica posizione quando voi siete in un campo gravitazionale come quello terrestre, se il corpo è lungo la verticale, cioè il filo è lungo la verticale, direzione lungo il quale i corpi cadono, c'è una unica posizione di corpo che, cioè se la mettete lungo la verticale, è l'unica posizione, essere lungo la verticale, che se la tenete ferma con la mano, quindi a velocità zero, e lasciate la presa senza imprimere una forza impulsiva, quindi senza che il corpo acquisti velocità, cioè rimanga fermo, quando lasciate la presa, il corpo rimane lì. Qualsiasi altra posizione, questo non succederà. Allora, siccome il filo è inestensibile, la traiettoria del filo sarà un arco di cerchio, che adesso provo a disegnare un arco di cerchio decente, sarà un arco di cerchio di raggio R, ok? E R quindi è la lunghezza del filo. R è la lunghezza del filo. Qualsiasi altra posizione non ha la caratteristica che vi ho appena raccontato di questa, cioè se voi tenete fermo il corpo e lasciate la presa senza impartirgli alcuna velocità, il corpo non sta fermo. Se lo portate di qua non starà fermo. L'unica posizione dove rimarrà fermo quando voi lasciate la presa è questa qua. Cominceremo a chiamare e usare una nuova parola, per esempio quella posizione di equilibrio, poi diremo meglio cos'è equilibrio. Siamo tra amici, per ora voglio introdurre i concetti in maniera rilassata, non con definizioni. Definizioni hanno senso quando uno ha già chiare e sta solo cercando di trovare un modo molto snello di riassumere un sacco di esperienza. Ecco dove le definizioni sono. Almeno questo è il mio parere. Avrò torto, ma sono io il docente. Allora, questa direzione molto speciale, che è la direzione chiamata verticale, prendiamo nota di quella direzione. Qualsiasi altra posizione ha un angolo da questa direzione speciale. Allora, voglio usare la stessa, voglio usare coordinate cartesiane e le voglio orientare in modo che riuscite a ritrovare tutto quello che abbiamo fatto sul moto circolare. Perché in fondo questo è un moto circolare, non è uniforme, ma è un moto circolare, quindi voglio riciclare quello che abbiamo fatto sul moto circolare. Per far questo, chiamo questa l'asse X, questa l'asse Y e l'asse Z che direzione ha? Uscente, ok? Chiamo questa è la direzione X, quindi la Z esce, che stiamo usando la mano destra. Chiamo questo punto qua, il punto d'attacco del filo, lo chiamo l'origine. Il piano, il moto, che sarà il moto lungo questa traiettoria circolare, un arco di circolo, viene nel piano. Siccome l'origine è nel piano, è chiaro che tutto il moto avrà z uguale a 0. Quindi la z in questo esercizio, le coordinate z saranno tutte 0, rimane nel piano. D'accordo? Allora, come misuravamo gli angoli nel moto circolare uniforme? Se questo era il vecchio disegno e questo era una traiettoria circolare, misuravamo gli angoli a partire dall'asse X, quindi stiamo misurando l'angolo in questo modo, d'accordo? Questo è l'angolo. Un angolo che è di qua, quando il punto si trova qui, il suo angolo è questo, è questo l'angolo. Questo qui, che è un modo equivalente di descrivere la posizione di questo, è un angolo negativo, ok? Quindi quando il corpo è a destra della verticale avrà angoli positivi, quando è a sinistra avrà angoli negativi, ok? Cioè misureremo pure con angoli negativi, l'importante è che voi capiate la convenzione. Va bene.
Allora, qual è il vettore posizione? Gesso blu. Questo è il vettore posizione. Il vettore posizione è uguale a x u di x più y u di y. Chi è la x? La x è, come dovreste ricordare, cioè sto riciclando quello che ho fatto col moto circolare ormai settimane fa. Bene. Nella misura in cui questo angolo qui dipende dal tempo, perché avete mollato la presa e quindi questo sistema si chiama un pendolo semplice. Questo non è un pendolo semplice, dove questo è un punto sì piccolo rispetto alla distanza, ma invece di usare un filo ideale usate una catena. Perché non è un pendolo semplice? Perché il filo non ha più massa trascurabile. Questo non è un pendolo semplice. Perché il filo, questa è una molla, non è più inestensibile. Ok? Questo non è un pendolo semplice, un filo ideale, ma con qua giù magari una racchetta da tennis. Perché? Perché le dimensioni dell'oggetto attaccato al filo non sono più trascurabili. D'accordo? Quindi, mi raccomando. Questo è un pendolo semplice. Cosa vuol dire? Che l'oggetto attaccato ha dimensioni piccole, quindi diciamo con linguaggio matematico uno direbbe che è un punto materiale e l'altro che è il filo inestensibile, è di massa trascurabile rispetto a lui. Nell'ipotesi che l'angolo varia nel tempo, io posso calcolare e quindi disegnare la velocità. Scusatemi, la velocità cos'è? È la derivata di questo. E quindi cosa fate? Allora, userò la notazione che vi avevi raccontato l'altro giorno. Se avete una grandezza che dipende dal tempo e vi interessa la derivata, perché le cose che cambiano il tempo volete sapere, la cambiano veramente o la derivata è zero e non cambia? Aumenta? Derivata positiva? Diminuisce? Derivata negativa? La derivata è grande? Sta cambiando rapidamente? O la derivata è piccola? Cambia poco? Appena avete una differenza di tempo dovete subito aver voglia di fare la derivata e userò una notazione eta punto, come vedete risparmio un sacco di gesso. La derivata seconda è con due punti. In fisica l'eta per eccellenza, la grandezza che dipende dal tempo per eccellenza, è una posizione. Questa è una posizione. La derivata prima si chiama velocità. La derivata seconda si chiama accelerazione. Qualche volta può succedere, i meccanici certe volte hanno bisogno di calcolare la derivata terza. Può succedere. Io nella mia vita l'ho fatto solo per esercizi da studente e poi un paio di volte ho fatto negli anni un esercizio dove mi serviva la derivata terza. Può succedere che uno faccia la derivata terza e ci mette tre punti. Questa si chiama la velocità, se questa è una posizione si intende. Questa si chiama l'accelerazione. In italiano confesso in questo momento non ricordarmi come si chiama la derivata terza della posizione, lo so in inglese. E in inglese è jerk. Ok, questa è la J come Juventus, o come il mio nome, Jeff. Ok, jerk. Non mi ricordo più cosa in italiano, forse la parola più vicina a jerk è strattone. C'è una. Però questo è per cultura, forse qualche meccanico in qualche corso strano avrà bisogno di calcolare il jerk. Il messaggio è che raramente in fisica bisogna fare più della derivata seconda, raramente la terza, ok? Ecco perché la gente ha inventato questa notazione, perché al massimo uno fa due, tre derivate. È chiaro che se per qualche motivo uno deve fare la derivata settima di una grandezza, questa notazione non è più molto utile, perché dovete fare sette punti e c'è il rischio di sbagliare e di contarli male chi legge, no? Quindi questa notazione che fa cagare se dovete
fare più di 2-3 derivate. Invece in fisica, dove si fanno 2-3, è la notazione che la gente usa. È una notazione da dattilografo. Okay. Perché ci si ferma qua, raramente qua? Perché? Perché c'è la legge di Newton, no? Che dice che m per a uguale f. Questa è un'accelerazione. E lo scopo della fisica è dire, una volta che conosco la legge di Newton, questa si chiama la legge di Newton, di dire dove si trova la particella. Conosciuta l'accelerazione, come faccio a sapere dove è la particella? Devo integrare una prima volta per avere la velocità. Devo conoscere la velocità iniziale. Poi, con la velocità e con la velocità iniziale, integro un'altra volta e sapendo dov'era la posizione della particella inizialmente, posso calcolare dove sarà in futuro. D'accordo? Quindi, perché in fisica ci sono due derivate al massimo? È perché c'è questa legge. Va bene, quindi io userò quella notazione d'ora in poi. Vi avevo fatto già questo discorso, non mi ricordo se l'ho già fatto, vabbè. Se non l'ho fatto, bene, userò questa notazione. Allora, la grandezza che dipende dal tempo qui, cos'è? È l'angolo. Questo angolo dipende dal tempo. Quindi, quando vado a fare la derivata del vettore posizione, mi trovo di dover fare la derivata di questo. R, la lunghezza del filo inestensibile, è costante. Devo fare uso della derivata del teorema della derivazione di funzioni composte. Vado veloce. Questo è meno teta punto R seno di teta di x a teta punto R coseno di teta di y. Cos'è teta punto? È quello che noi chiamavamo la velocità angolare. È un simbolo che userò, però preferisco non usarlo per ora in questo contesto. Il simbolo che abbiamo usato e che userò in futuro è omega. Però non lo voglio usare in questo momento, perché nel moto circolare uniforme omega era una costante e scrivevamo omega col pedice 0. Invece qua omega non è una costante, quindi preferisco che lo studente quadratico medio non si confonda già da subito e preferisco usare questa notazione nuova, perché almeno lui sta attento, dice ah, quella è la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Però se siete già convinti di aver capito che omega in questo esercizio non è costante, allora nei vostri appunti potete scrivere qua omega e omega. Se io vi chiedo adesso di scrivere il momento a qualità di moto, il momento a qualità di moto cos'è? La definizione è L è uguale a R vettor P, ma sapete che questo può essere scritto così, come M R vettor, velocità. Quindi calcolatelo. Quindi dovete fare M per R vettor V. Quindi, con un po' di pazienza, la prima riga è R, quindi avete X, Y e Z. La X cos'è? Eccola qua. Quindi R coseno di teta. La Y è R seno di teta. La Z è 0 perché avviene nel piano. La coordinata, la componente X della velocità è questo. È questo qui. Quindi meno a teta punto R seno di teta. Qua avete teta punto R coseno di teta è 0. La velocità nella direzione Z è 0. Cosa vuol dire che la velocità nella direzione Z è 0? Vuol dire che se la Z iniziale è 0, cioè inizialmente la particella, che so, è qui sulla lavagna, quando lasciate la presa, la coordinata Z non cambia. Perché? Perché la velocità Z è 0. Quindi la particella rimane nel piano. Dobbiamo svolgere questo e dovreste essere già capaci di riconoscere che l'unica componente di L, perché questo è un vettore, che è diverso da 0, è la componente
Vero, perché qual è la componente x? Come si fa a calcolare la componente x? Si prende di mira il versore u di x nella prima riga, quindi il versore u di x è nella prima riga, prima colonna, si, mentalmente si fa così, e si individua la matrice 2x2 e si calcola il determinante. Come vedete, questo per questo è 0 meno questo più 0. Quando fate la componente y, fate così. Quindi questo per questo 0, questo per questo 0. Invece quando fate la componente z, avete finalmente una matrice 2x2 che non è banale, cioè che avrà determinante verso 0. Avete questo per questo meno questo per questo. Quindi l'unica componente diversa da 0 di L è la Z, che ottenete, calcolate prendendo di mira questa sottomatrice 2x2, e il determinante è questo per questo, come vedete R per R, quindi avete un R quadro. Chiaramente c'è la M qua davanti, non dimentichiamo. Quindi abbiamo M R quadro per cosen quadro meno questo per questo. Qua c'è già un meno, quindi quando faccio meno il prodotto di questi due, i due meni si annullano, quindi avrò più. Vedete che ho qua ho dimenticato teta punto, ovviamente c'è il teta punto qui. Poi ho e questo è la parte di L che è nella direzione Z. L è interamente nella direzione Z. Ovviamente questi due addendi qua hanno in comune MR quadro e anche teta punto. E ovviamente state usando il teorema fondamentale della trigonometria, che dice che sen quadro cos quadro più sen quadro dello stesso angolo vale 1, va bene? Quindi abbiamo questo risultato qua. Lo lascio su per pochi secondi, poi lo cancello e trascrivo questo qua. Voglio risparmiare un po' di spazio. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e mezzo. Va bene? È un conto che dovreste essere in grado di fare ormai, non ci sono punti da prendere qua, non mi pare. Quindi, convinto di quella frase che ho appena detto, cancello. Visto che abbiamo L, vedete la dipendenza di L dal tempo esplicitamente. Dov'è la dipendenza di L dal tempo? È qua. Cioè questo qua dipende dal tempo. Nella misura in cui questo dipende dal tempo. C'è qualcosa che non va? Se ci sono cose che non capite, chiedetemi. Ora o mai più, certamente non all'orale. Quindi, se io voglio, visto che L dipende dal tempo, cosa voglio fare? Calcolare il rateo. Cos'è il rateo? La derivata rispetto al tempo. La derivata di L rispetto al tempo, come vedete, devo fare la derivata di questa roba rispetto al tempo. La massa della particella non dipende dal tempo, almeno non è un sistema di particelle, non è un sacco qua pieno di sabbia con un buco che perde sabbia, eh? Non è un sistema che perde particelle o che ne acquista, è una di queste particelle con cui stiamo ragionando. Quindi questo non dipende dal tempo, il filo è inestensibile, quindi questo non dipende dal tempo, tutta la dipendenza del tempo è solo qua. Quindi ho mr quadro teta due ponti, la derivata seconda u di z. Quindi vedete che
cosa c'è? Non capite quello che faccio? Io ho un buon motivo di credere perché non capite quello che faccio. Perché due terzi di voi non sono venuti alla lezione l'altro giorno. Ecco perché non capite quello che faccio. Presumo che i filmati della lezione di due giorni fa siano in rete o saranno oggi. Quindi, se non capite, almeno state in silenzio e guardate la lezione di martedì. D'accordo? È una cosa ragionevole che vi chiedo. State zitti. Prima cosa a notare che L è perpendicolare alla lavagna e la derivata di L è perpendicolare alla lavagna. Qual è il verso di L? Dipenderà dal segno algebrico di questa roba qui. Non vi pare? Quella roba lì, chiamiamo L per cortesia. Questa roba qua, L, L cos'è? È mr quadro teta punto. È una funzione che ha un segno algebrico. Questo, quando questo è positivo, questo è positivo. Avere questo positivo cosa vuol dire? Che è nella stessa direzione del versore uz. Cioè avere questo positivo vuol dire che L esce dalla lavagna. Avere questo negativo vuol dire che L entra nella lavagna. La cosa che è chiara da questi conti è che L è perpendicolare alla lavagna e ha un segno algebrico quella L senza freccia. Non è un modulo quello là, quello è questa funzione qui. Che ha un segno algebrico, questo può essere positivo o può essere negativo. Anche la derivata di L rispetto al tempo è perpendicolare alla lavagna. E questa roba qua è una funzione che ha un segno algebrico. Quando questo è positivo, la derivata di L esce dalla lavagna. Quando questo è negativo, la derivata di L entra nella lavagna. Chiaro? Perché u di z l'ho cancellato, u di z esce dalla lavagna, quindi z esce dalla lavagna. Adesso uno dei teoremi che ogni studente deve sapere, non solo enunciare ma anche dimostrare, è che la derivata di L rispetto al tempo è anche uguale a R vettor F, dove questo è chiamato tau, dove questo qui è la F che appare nella legge fondamentale di Newton, cioè che MA è uguale a F. Cioè questa è la F totale che agisce sulla particella. E come vi ho detto l'altro giorno, un po' in fretta perché ero andato troppo veloce nella lezione e avevo cosa, 20 minuti, un quarto d'ora, non ricordo più, e mi seccavo a buttarle via, ho anticipato. E forse ho parlato troppo in fretta e quindi stiamo rifacendo le cose ma con più calma. Come vi ho detto l'altro giorno e lo dico, ribadisco, questa qua è la forza totale che agisce sulla particella. E sulla particella ci sono due forze che agiscono. C'è la forza peso che agirà, qual era la convenzione? Forse era la ragione, non mi ricordo più, forse era giallo, ma tanto non c'era una convenzione. Questa rappresenta la forza peso. La forza peso so che è così, perché se io prendo un corpo e la tengo fermo con una mano, lascio la presa, lui va giù lungo la verticale. Ma quando io lascio la presa, se la particella è qui, lui non va giù lungo la verticale. Perché? Perché c'è il filo che in qualche modo lo sta trattenendo su un'orbita circolare. C'è un'altra forza che agisce quindi, che è la forza del filo. E la forza del filo, quando è teso, è dritto. Se lo appoggiate sul tavolo potete arrotolarlo nella forma che volete. Quindi il filo è solo capace di impedire che qualcosa si allontani. Non impedisce a qualcosa di avvicinarsi, perché il filo, no? Il filo non è rigido come questo bastone, che impedisce di allontanarsi ma anche di avvicinarsi. Un filo non farebbe così, il filo funziona solo in trazione, chiamiamo così, va bene? Quindi la forza che sta agendo su questo corpo materiale, questo è giallo? Sì, è giallo. È una forza che è in questa direzione. L'ho disegnato un po' spostato solo perché sennò seppellisco la freccia blu. Questa qua la chiamiamo la forza del filo, la forza del peso, quindi scrivo esplicitamente il peso, così. Questa qua è la forza del filo.
ok? Quindi la forza totale che appare qui, nella legge di Newton, se io mi chiedo qual è la legge di Newton, è MA uguale la forza totale. E quindi qua dovete scrivere la forza peso più la forza del filo. Ed è la somma vettoriale di queste forze, di questi vettori, che sarà in quella posizione la forza e il corpo accelererà in quella direzione. Per il momento a me preme fare un discorso, poi questo magari lo faremo con più calma più avanti, ma io sto parlando del momento a qualità di moto in questo frangente. Adesso, questo tau, per definizione R, vettor, forza totale, la chiamiamo tau. Quindi, ok, questo è uguale a questo per questo. Più questo è R per la forza del filo. Questa qua la chiamiamo, se volete, il tau, il momento torcente della forza peso. Questa qua la chiamiamo il momento torcente della forza del filo. Adesso vi chiedo, quanto valgono quelle due? Guardate quella della del filo, la forza del filo. Guardate la freccia gialla del filo e chiedetevi quanto è il momento torcente della forza del filo. È il vettore nullo. Perché? Questo vale 0 in questo esercizio. Perché? Perché R, la freccia blu e la freccia gialla non sono storti. Per avere un momento torcente diverso dal vettore nullo serve che i due vettori che state moltiplicando siano storti. Devono individuare un piano. Questi due non individuano un piano. Questi due non individuano un piano. Questi individuano un piano. Quale piano? Questa qua. Quale piano? Questa qua. Quale piano? Questa qua. Quale piano? Ce ne sono un'infinità, quindi non individuano un piano. Quindi vedete che la forza del filo non ha un momento torcente rispetto all'origine. Questa espressione l'ho usata parecchio l'altro giorno, ma adesso a furia di dirlo mi comincio a impigrirmi ed è bene che io devo stare attento qua, perché se voi, siete voi che state cercando di imparare. Questo è il momento torcente, quindi la parola è questa qua, o questa, la stessa cosa. Questo è il momento torcente della forza totale rispetto all'origine. E perché io lo sto calcolando usando il vettore posizione, quindi il momento torcente della forza del filo rispetto a questo punto è zero. Invece il momento torcente di questa forza rispetto all'origine non è zero. D'accordo? Certo che solo una parte della forza peso è storta, non vi pare? Quindi posso rovinare questo disegno, lo rifaccio di qua brevemente. Questo è il mio, la mia traiettoria circolare, questo è il vettore posizione. Che colori mi servono, giallo e blu? Questo è l'origine, questo è il vettore posizione della particella che è qui. E qua c'ho la forza peso, quindi voglio fare un disegno che riguarda la forza peso. La forza peso adesso io la scompongo in due direzioni. Una direzione che salta subito all'occhio, qual è? È quella della se volete, della direzione del filo. Questa qua è una direzione, perché lo sto disegnando in blu, non ha importanza. Quella è una direzione che salta subito all'occhio. Siccome vogliamo usare Pitagora, avendo una direzione, voi dovete scegliere, per invocare Pitagora, una direzione ortogonale a questa. E quindi la direzione ortogonale è questa qua. Questa voleva essere tangente, mi sta riuscendo male. Questa è la direzione tangente, questa è la direzione, la parola è normale. Questa è la direzione normale, questa qua.
e questa è la direzione tangenziale. Va bene, normale vuol dire a 90 gradi rispetto alla tangenziale. D'accordo? Quindi se volete la particella qui si muoverà, la vettore velocità sarà lungo la direzione tangenziale. E per invocare Pitagora scegliete la direzione normale alla tangenziale. D'accordo? Con queste due direzioni scomponete la freccia gialla, la freccia della forza peso. Quindi avete questa parte della forza peso che è nella direzione normale e avete questa parte della forza peso che è nella direzione tangenziale. Quindi la forza peso si scompone, non lo voglio neanche fare, è abbastanza evidente che se questo è l'angolo, dov'è l'angolo qua? Questo è l'angolo, dov'è l'angolo? Eccolo qua. Non vi pare? Oppure eccolo qua. Questo angolo qui, l'angolo a cui si trova la particella, misurata dalla verticale, perché la verticale è la direzione speciale. Ecco qua gli angoli, quindi se questa qua è la forza peso, questo cos'è? È coseno la forza peso, invece questo è seno la forza peso, d'accordo? Quindi se io scrivo una cosa del genere, che la forza peso, uso la scomposizione cartesiana, quindi questo l'abbiamo chiamato l'asse X, questo era l'asse Y, allora la forza peso che è nella direzione X, come la scriverò? La scriverò così, forza peso O di X, dove questa roba qua non è un modulo, uno potrebbe dire non ha la freccia sopra, sarà un modulo, no, è quella funzione che descrive in maniera corretta il verso della freccia, ok? Di fatto è una funzione positiva, in questo caso va verso il basso. Questa quant'è? Questa parte qua, se io vi chiedo qual è la funzione che descrive questa, questa qua è la forza peso, diciamo così, forza peso, coseno di teta, questa qua, nella direzione chiamiamola normale, anzi facciamo una cosa, che colore posso usare? Arancione? Arancione. Cosa stiamo immaginando? L'altro giorno avevo immaginato che la particella stava muovendo in senso, tanto per fissare le idee, perché voglio dare un... Siccome sto dicendo che la direzione di L dipende dal segno algebrico di questo, allora diamolo, fissiamo le idee, cosa stiamo immaginando? Mi pare che l'altro giorno avevo immaginato che la particella stesse girando in senso orario, giusto? Quindi immaginate che la particella sta girando in senso orario. Quindi il senso orario cosa vuol dire? Che teta punto è negativo, non vi pare? Che al passare, al passare inesorabile del tempo, il tempo avanza, l'angolo sta diminuendo, quindi la derivata, l'angolo sta diventando, se era qua, poi è qua, poi è qua, l'angolo sta diminuendo, la derivata è negativa. Quindi con la derivata negativa la vostra L sta facendo cosa? Sta entrando nella lavagna, giusto? Perché questo sarebbe negativo. Ecco qua, questo sarebbe negativo. Quindi, se io vi chiedessi con la moto in questo modo di disegnare la velocità, voi disegnereste una freccia che è nella direzione tangenziale, sì, la velocità è sempre tangente alla traiettoria, quindi voi cosa fate? Nel vostro punto individuate la retta che è tangente. Poi dovete decidere qual è la direzione della freccia velocità, è di là o di qua? Siccome sta muovendo così, voi disegnerete la vostra vettore velocità che so così. Quindi attenzione, in blu è una freccia posizione, in arancione è una freccia velocità e in giallo sono frecce forze, sono vettori con dimensioni diverse, va bene? D'accordo? Quindi la freccia arancione individua la direzione tangenziale. Questa direzione qua è la direzione normale. Vabbè, voglio tornare là, non voglio andare per la tangente. Abbiamo un altro macaco stamattina. Ok? Quindi questo è, quanto è questo qua?
Se io vi chiedessi il modulo di questo, cioè se io vi chiedo qual è il modulo della crocente della forza peso, cosa scrivereste? Solo questa parte della forza peso contribuisce al momento torcente, non vi pare? Perché questo non contribuisce? Perché il parallelo è R! E questa parte quant'è? Quindi il modulo sarebbe il valore assoluto di questa funzione forza peso per il centro dell'angolo. Ovviamente nella prossima ora cominceremo a parlare della forza peso. Alcuni di voi forse sanno cosa scrivere qua, ma voglio fare un discorso prima. Va bene, torno qua, e questo che mi preme, cancello questo. Anzi, non lo cancello del tutto perché sto calcolando tau adesso. Sto calcolando questo. Quanto è? Siccome questo qui è semplicemente uguale a R vettore la forza peso, allora questo è uguale. Cosa scrivo qua? R. Cos'è R? R coseno teta. R seno di teta. 0. Qua devo scrivere adesso il vettore F. Ma il vettore F ho detto che era puramente nella direzione dove l'ho scritto. Eccolo qua. Quindi questo è F peso. Metto P invece di... vabbè dai, peso. A 0. 0. Di nuovo, qual è la componente, l'unica, la direzione di tau? Cos'è tau? Di nuovo, l'unica componente di tau che deve essere 0, lascio a voi convincervi, è la direzione, è la V di Z. Quindi ho individuo questa sottomatrice, questo per questo è 0, meno questo per questo. Quindi questo è uguale a... nella U di Z. Ok? Come vedete, tau è il momento torcente solo di questo pezzo! Vedete? FP seno di teta moltiplicato per R, che è la lunghezza del filo. Ci siamo? Guardate tau, adesso la riscrivo qua giù, perché ho L, questo, e scriverò anche tau qua. Ok? E questi due sono uguali. Sono uguali perché? Perché c'è la legge, c'è la, c'è... queste qua sono uguali, anzi lo scrivo così, va? Quindi questo è tau, questo è la derivata di L rispetto al tempo e sono uguali per il teorema che conoscete tutti, ok? Tau è perpendicolare alla lavagna, c'è il seno di teta che manca. C'è il segno meno anche, perché questo meno, questo per questo, meno questo perché c'è un segno meno. Correggetemi, se no scrivo delle cose. Quindi questo è meno. E meno la forza peso R seno di teta U di Z. Ok? Perché ho questo per questo, meno questo per questo. Quindi ho meno F peso R seno di teta U di Z. Ci siamo? E qua sono uguali. Allora guardate tau. Qual è la direzione di tau? È perpendicolare alla lavagna. Qual è il verso di tau? Il verso di tau dipende dall'angolo. In che modo? Quando l'angolo è positivo... Quindi se questo è il vostro cerchio unitario, è la stessa cosa, semplicemente sto per disegnare il cerchio unitario, con la stessa convenzione,
questo è l'asse X che sarebbe verso il basso, quindi questo è verso il basso del nostro esercizio. Questo è l'asse Y, questo è un cerchio unitario, trigonometria, questo è l'angolo. Quando l'angolo è positivo, il seno che segno algebrico ha? Ovviamente in questo esercizio del pendolo l'angolo è compreso da 0 a pi greco mezzi. Qua c'è il soffitto qua su. Quindi a noi interessa questo angolo qui, cioè questo è l'intervallo degli angoli che è pertinente all'esercizio. Questo è l'intervallo di angoli qua. Girate da quella frase, quello. A noi interessa questi angoli qui, no? Guardate quindi il cerchio unitario con gli angoli che sono pertinenti al moto del pendolo, che quelli che ho tratteggiato in bianco, bianco e grassetto. E guardate come il segno algebrico di seno di teta, che è questa roba qua, dipende dall'angolo. Quando l'angolo è qua, cioè a destra, il seno è positivo. E quindi il momento torcente è negativo, perché c'è questo segno. Quindi quando la particella è di là, il momento torcente entra nella lavagna. Invece quando la particella è a sinistra verticale, quindi mi trovo qua giù con angoli negativi, il seno di un angolo negativo è negativo, e quindi questo è negativo, questo è negativo, e avete qualcosa di positivo. Quindi quando è di qua, il tau esce dalla lavagna. Meditate su questo disegno, facciamo una breve pausa. E poi nella prossima ora voglio cambiare un attimo il discorso, perché questo deve sedimentare un attimo, e voglio parlarvi della forza peso, perché voglio scrivere qualcosa esplicitamente qua, non F peso. Ma prima di mollarvi un attimo, voglio che voi meditiate su questo. Questo voglio trascriverlo. Ciò nella direzione Z, cioè perpendicolare alla lavagna, ho quella equazione. Vedete, questa equazione è interamente nella direzione Z, la vedete? Quindi io sto sostenendo che nella direzione Z M R quadro teta due punti è uguale a meno M, sto cominciando già, F peso R seno di teta. Cioè questa è l'equazione per il momento, finché non dico qualcosa su questo. Questa è l'equazione del pendolo semplice, è un'equazione nella direzione Z, nella direzione Z. E se vi fermate a pensare, guardate come io potrei scrivere la stessa cosa con un linguaggio un pochettino più generalizzato, che è questo, che avevo chiamato questa funzione L, vi ricordate? Cos'era L? Era questa cosa qua, perché il mio vettore L è nella direzione Z. Io guardo questa funzione L, quindi tutto questo può essere scritto così, come la derivata della funzione L rispetto al tempo è uguale a questa roba qui. Potrei anche chiamare questo il momento torcente nella direzione Z, però adesso fermiamoci brevemente perché devo dire qualcosa ormai qua. Non posso scrivere subito cos'è, perché devo presumere che tra voi c'è gente che non ha mai visto un corso di fisica in vita sua. Va bene? Ciao, un bisogno di fare.